Roberto Gabbio, produttore a Castelnuovo Scrivia e Oviglio, parliamo di agricoltura, parliamo in particolare dei problemi del grano. Sì, beh, il grano sappiamo che in questo momento è in forte crisi, abbiamo i prezzi che sono decisamente bassi, bassissimi rispetto ai costi di produzione, e dobbiamo cercare di migliorare la situazione. Una iniziativa importante di questo periodo, speriamo che vada in porto e che sia attuata in modo corretto, è Granaio Italia, che può aiutare a identificare le produzioni nazionali e contribuire a risollevare i prezzi dei cereali in genere, non solo del grano, ma anche del mais, dell'avena, dell'orzo e quant'altro. Speriamo che chi utilizzerà poi questi cereali nella trasformazione, nell'industria di trasformazione, utilizzi sempre più e in modo importante i nostri prodotti, determinando anche un aumento dei prezzi che vengono pagati agli agricoltori. Siamo a margine di una conferenza stampa della CIA. Lei è ottimista o pessimista per questa stagione? Intanto la pioggia c'è stata. La pioggia c'è stata, è già una bella cosa. Moderatamente ottimista. Speriamo che le iniziative che verranno prese, soprattutto a livello comunitario, nel senso di limitare o sospendere alcune importazioni che oggi ci limitano tantissimo sui prezzi, vengano attuate, vengano prese per risollevare la situazione che diventa... è veramente difficile, ma non solo per la cerealicoltura, ma anche per il latte, la zootecnia, l'ortofrutta e quant'altro.